Oggi concludiamo quel primo terzo del corso che io ho raggruppato qua sotto l'etichetta basi. Bene. In particolare voi vedrete che questo argomento, noi oggi vediamo l'analisi modale tempo discreto, che è quasi, diciamo, non al 100%, ma al 90% identica a quella a tempo continuo, quindi di fatto la prima parte della lezione oggi sarà veramente una ripetizione, consideratela quasi come uno studio dell'argomento precedente, perché molte delle cose che noi vedremo si basano sulle proprietà delle matrici e non coinvolgono il dominio temporale, per cui le possiamo applicare in maniera analoga anche nel tempo discreto. E poi noi ci divertiamo a fare un po' di disegni di modi naturali e questo sarà un esercizio di analisi 1 praticamente. Cioè, io vi chiederò di fare dei disegni e vediamo le costanti di tempo, alcune considerazioni sui modi. Per cui oggi concludiamo, diciamo, questa parte. Domani parliamo, direi finalmente, di argomenti che sono specifici dello spazio di stato e che rappresentano, diciamo, dei concetti nuovi e molto interessanti per quanto riguarda le proprietà dei sistemi dinamici scritte in spazio di stato, sì, scritti in spazio di stato, e quindi cominciamo a parlare della raggiungibilità, che insieme all'osservabilità sono proprio due argomenti abbastanza caratterizzanti. In realtà venerdì io faccio teoria perché la prossima esercizione è su questi concetti, per cui non abbiamo ancora l'argomento. Quello che vi chiedo, nel senso che possiamo anche deciderlo insieme, noi come tempi siamo messi bene per i motivi che vi ho detto, diciamo, facendo il numero di ore con le settimane fino al 18 dicembre abbiamo un certo margine per perdere qualche lezione, cosa che normalmente io perdevo per i viaggi di lavoro, per cui per progetti, le riunioni di progetto, per i congressi. Per cui diciamo, noi non abbiamo problemi a perdere una lezione. Se voi preferite la lezione teorica, farla in presenza, noi possiamo saltare venerdì e la rinviamo a martedì. Fatemi sapere domani, senza decidete fra di voi, non c'è, per me non c'è nessun problema. Eventualmente ne saltiamo una, se voi preferite, diciamo che siamo in presenza. Ok, quindi adesso vediamoci un po', diciamo, rivediamoci, perché come ho detto abbiamo fatto il tempo continuo, ma il tempo discreto sarà assolutamente sovrapponibile in maniera abbastanza significativa. Allora, noi che cosa vogliamo calcolare adesso? Noi vogliamo calcolare la matrice transizione dello stato per un sistema dinamico tempo discreto con una matrice dinamica qualsiasi. Noi che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo visto che se la matrice dinamica è una forma diagonale, e guardate, quando è in forma diagonale si usa convenzionalmente usare come simboli per gli elementi sulla diagonale, forse diciamo, l'ho dato per scontato, però la lettera lambda che usiamo per gli autovalori, perché poiché gli elementi sulla diagonale sono gli autovalori, quando la matrice è diagonale, ma anche quando è triangolare superiore o inferiore, ma in quel caso non si usa la convenzione, allora si scrivono direttamente lambda con 1, lambda con n, e questi sono gli autovalori. Ok, allora qual è la matrice di transizione dello stato? Nel tempo discreto sappiamo che la matrice di transizione dello stato è la potenza, quindi è A' elevato alla K. Abbiamo già fatto, per cui diciamo non lo ripetiamo, la dimostrazione, se si può chiamare dimostrazione, ma molto banalmente andiamo a moltiplicare la matrice A' per A' per avere il quadrato e vediamo che la matrice diagonale con gli autovalori sulla diagonale elevati al quadrato. Lo facciamo una terza volta, eccetera, eccetera, iteriamo e scopriamo che questa è la matrice di transizione dello stato. Ok, quindi la sappiamo calcolare. Vabbè, rivediamo un attimo. Quando la matrice di transizione dello stato ha questa caratteristica, la sua evoluzione libera è anche diagonale. Cosa che vi ho detto è un po' strana, nel senso che in questo caso non c'è nessun accoppiamento dinamico tra le variabili di stato.
sono dei sistemi dinamici già in forma diagonale, è abbastanza improbabile che voi li troviate. Perché? Perché significa che sono equazioni differenziali che esprimono delle variabili che non hanno, diciamo, nulla in comune, non stanno interagendo fra di loro. Come se io scrivessi un sistema termico su questa scrivania e poi un induttore nell'altra stanza. Li metto insieme, ma è fittizio, no? È artificioso. Invece, quando noi utilizziamo le proprietà della trasformazione di similitudine, quello che succede è che noi abbiamo una matrice diagonale, però l'accoppiamento c'è perché le variabili sono una combinazione lineare delle variabili di partenza. Bene, quindi facciamo un attimo attenzione a questo. È difficile che noi, nella fase di modellistica, arriviamo direttamente a un modello diagonale, abbastanza improbabile. Io, diciamo, se mi succedesse mi fermerei un attimo a riflettere, c'è qualcosa che non mi convince. Però è una cosa in cui noi possiamo arrivare con una trasformazione di similitudine per qualche scopo. Oggi lo facciamo diagonalizziamo per calcolare la MTS. Va bene? Ora, come si fa la trasformazione? Beh, in maniera analoga al caso precedente, la trasformazione cambia a seconda della tipologia, qui c'è scritto di autovalori, barra autovettori. Ok? Il primo caso, che è quello che è veramente identico anche al caso tempo continuo, infatti questa pagina è, diciamo, il sorgente di questa pagina è lo stesso dell'altro file, non è cambiato nulla nella LaTeX, è quando gli autovettori reali sono linearmente indipendenti. Allora, lo ripeto un'altra volta, il fatto di avere n autovettori linearmente indipendenti è legato alla molteplicità degli autovalori, però mentre avere autovalori distinti implica che gli autovettori siano linearmente indipendenti, il contrario non è vero. Io posso anche avere autovalori con una molteplicità maggiore di 1 e avere autovettori linearmente indipendenti. In quel caso io ho degli autovalori che si chiamano regolari. Ok? Questo da cosa lo capisco? Beh, me lo dice, diciamo, il MATLAB quando io vado a calcolare gli autovalori con il comando AIG, gli autovalori e gli autovettori con il comando AIG. Per il cambio di coordinate, io uso questa matrice di trasformazione di similitudine. Vabbè, qualcuno dice che a questo punto si chiama matrice modale, però dal punto di vista concettuale è la stessa cosa. Magari questo è perché mette in evidenza i modi, però diciamo, può solo confondere questa aggiunta di altre, diciamo, terminologie. E quindi io, se so che posso trasformare in un sistema diagonale, ricordo le proprietà dei sistemi simili, vuol dire che io so calcolare il legame fra il sistema, diciamo, di partenza, il sistema simile, e quindi so calcolare la matrice dinamica e quindi poi la matrice di transizione dello stato. La dimostrazione non la facciamo perché è quella che abbiamo già fatto. Noi rivediamo un attimo, riportiamo alla memoria. Sappiamo che A vi con I uguale lambda vi con I va alla definizione di autovalore ed autovettore, quindi diciamo, non è semplicemente una definizione questa. Che cosa faccio? Costruisco questa matrice n per n in cui ognuna delle colonne è ottenuta mettendo a v con 1, a v con 2, a v con n. E queste sono colonne perché a è n per n e il vettore è n per 1, ok? Quindi questa è n per 1. Questo è uguale, beh, per definizione, a v con 1 è uguale a lambda con 1, v con 1. Lambda con 2, v con 2, eccetera, eccetera. Ora, a questo punto io che cosa faccio? Qui metto in evidenza a sinistra la matrice A e poi ho a destra tutto quanto v con 1, v con 2, v con n, per cui ho proprio v. E qui ho v per lambda. Posso mettere in evidenza, diciamo, posso, diciamo, accorpare questi termini e ottenere proprio V per una matrice diagonale, sarebbe A', lambda con 1, lambda con n. Ok? Quindi ho ottenuto il legame anche della matrice di transizione dello stato.
Dal punto di vista operativo, ovviamente cosa faccio? Prendo la matrice modale V, prendo gli autovettori, li metto nella matrice modale V, poi a prima elevata alla K, ovviamente non lo devo calcolare, è un'espressione simbolica che conosco, e calcolo quindi alla K facendo questa operazione. Ok, questo è quello che abbiamo appena detto. Allora, cosa succede quando abbiamo autovettori lineari realmente indipendenti e una sola coppia di complessi? Facciamo il caso più semplice, nel senso che poi alla fine ne potremmo avere quante ne vogliamo di coppie di complessi. Adesso facciamo multiplicità unitaria, però facciamo solo una. Allora, sappiamo che se un numero complesso è soluzione di un polinomio a coefficienti reali, anche il suo coniugato è soluzione. Quindi questo significa, se io prendo il polinomio caratteristico, il lambda è una soluzione ed è complessa, io so anche che c'è un lambda segnato, un altro, che è il suo coniugato. Va bene? Daniele, sono a lezione, è urgente? Ok, c'è. C'è anche il suo coniugato, ok? Per cui, un attimo solo, voi... Da remoto ci siete, vabbè, sempre la solita cosa che mi Sì. avvisate se cade la linea, siamo a 1,65. Per cui io so che esiste questa coppia di autovalori. Qui lambda uguale alfa più j omega, quindi lambda è l'autovalore, generica parte reale immaginaria, però mi conviene scriverlo nella forma modulo e fase che abbiamo richiamato. Se vogliamo un attimo vedere graficamente questa cosa. Allora, graficamente questo è lambda, questa è la parte reale, questa è la parte immaginaria, alfa omega, semplicemente alfa, quindi lambda uguale alfa più j omega. Come posso scrivere anche, diciamo, questo vettore? Io questo vettore, che sarebbe questo, lo posso scrivere come modulo e fase, ossia modulo di lambda per elevato a j theta. Infatti, elevato a j theta, ricordo essere coseno più j seno, praticamente è un punto che si muove sulla circonferenza di ampiezza unitaria di un angolo pari proprio a theta. Va bene? Quindi qua stiamo semplicemente rivedendo come si scrive un numero complesso nella forma modulo e fase. Se è coniugato, beh, elevato a meno j theta, quindi il coniugato è particolarmente semplice perché questo è meno omega e quindi il coniugato di questo vettore è semplicemente questo, ok? Perché io ho semplicemente elevato a meno j theta con ovviamente con lo stesso modo. Ok, si dimostra dall'analisi che anche gli autovettori corrispondenti sono complessi coniugati e scriviamo un generico Q ed R come parte reale e parte immaginaria. Allora, la matrice mediale come la costruisco? Beh, esattamente come nel caso tempo continuo, perché noi abbiamo... Diciamo, in questo momento ancora non stiamo facendo nulla che comporti una considerazione del dominio del tempo. Questo è tutto quanto proprietà di matrici, numeri complessi e matrici. Vale, e questo ancora anche l'abbiamo fatto la volta scorsa, quindi non lo rivediamo. Vale che se io a questo punto applico la definizione di autovalore ed autovettore, al posto dell'autovettore V con I, io metto. Lo scrivo nella forma reale e complessa. Analogamente, l'autovalore è alfa più j omega, quindi la forma reale e complessa, e questo è l'autovettore.
Questo è un'eguaglianza complessa, vuol dire che sia la parte reale che la parte immaginaria devono essere uguali, quindi in realtà da questa equazione io ne ho due separate per la parte reale e parte immaginaria. Perché faccio questa operazione? Perché adesso faccio la stessa cosa che ho fatto nel tempo continuo, cioè avvio con 1 fino ad avvn-2 che sono gli autovettori reali, poi a que da r. A chi saranno uguali? Beh, al posto di AQ quindi ci metto alfa Q più omega R, che è questo termine qua, e al posto di AR ci metto alfa R più omega Q. Ok, a questo punto cosa faccio? Beh, il primo membro è A per V e si vede, fatemi dire, quasi a occhio. Nel secondo membro devo fare un po' di verifiche, che non facciamo, per arrivare a dire, guarda, questa è la matrice modale, e poi tu qua hai questa matrice che è fatta così. Dal punto di vista tipografico, diciamo, la potrei un attimo migliorare questa pagina. Allora, com'è fatta questa matrice? Tutti questi elementi, questa è una parte diagonale, quindi qua c'è 0 e 0, e poi pure qua ci sono tutti i zeri, in particolare sono 0, 0, poi c'è n-2, 0, 0, 0, 0, poi c'è fino a n-2, 0, 0. Quindi questa è la matrice che è diagonale a blocchi. Va bene? Il fatto che sia diagonale a blocchi però adesso ci comporta un piccolo, diciamo, problemino in più, nel senso che in realtà adesso io che cosa devo fare? Devo calcolare la matrice di transizione dello stato con questa matrice diagonale a blocchi. L'ho fatto per il tempo continuo, però non ho fatto per il tempo discreto. E allora adesso lo facciamo per il tempo discreto. Che ho fatto? Scusate, volevo levare una cosa sullo schermo, non so che ho combinato. Ok, allora noi adesso focalizziamo l'attenzione sul fatto che dovremmo, poiché è diagonale a blocchi, io so che elevato alla k posso fare l'operazione di elevato alla k per i blocchi sulla diagonale. Ok? Quindi adesso io che cosa ho gli ultimi due elementi di diagonale? Alfa omega meno omega alfa. E io quindi devo essere in grado a questo punto di calcolare questa cosa che è, diciamo, alfa elevato alla k. Allora, io, diciamo, so che h a questo punto come lo posso scrivere? Beh, io lo posso scrivere facendo osservazione che alfa è uguale la parte reale a che è uguale? Beh, semplicemente la proiezione del modulo di lambda per il coseno di teta, ok? E la stessa cosa per quanto riguarda la omega. Poi che cosa osservo? Che questo qui, modulo di lambda, è presente in tutti gli elementi della matrice, per cui lo posso mettere in evidenza. Va bene?
Una volta che l'ho messa in evidenza, questo ho semplicemente riscritto H, quindi ancora non ho fatto nulla. Adesso io devo dire ok, calcoliamo H al quadrato, per esempio, per arrivare poi a H alla K. Allora, come calcolo H al quadrato? Io ho ovviamente H per H, lambda per lambda fatemelo, diciamo, ignorare, e voglio fare solamente la prima operazione. Coseno di teta, seno di teta, meno seno di teta, coseno di teta, che moltiplica coseno di teta, seno di teta, meno seno di teta, coseno di teta. Va bene? Allora adesso, chi è il primo elemento, diciamo, di questo prodotto? Beh, l'elemento 1, 1 è dato da prima riga per prima colonna, ma prima riga per prima colonna è coseno coseno, quindi è cosen quadro teta meno sen quadro teta. Va bene? Poi abbiamo prima riga per seconda colonna, l'elemento 1, 2, coseno seno più seno coseno, quindi è coseno di teta seno di teta più seno di teta coseno di teta, e gli altri due saranno qualcos'altro analogo che per ora non mi interessa. A questo punto io mi vado a prendere le formulette, le regole trigonometriche. Quali regole trigonometriche? Beh, guardate questa qui, che mi dice che il coseno di alfa più beta è coseno alfa coseno beta meno seno alfa seno beta. In questo caso sono alfa e beta uguali fra di loro, per cui questo qua è il coseno di 2 teta. In maniera analoga scopro che questo qua è il seno di 2 teta. Ora avrete intuito, e non lo facciamo, che vi mettete a farlo iterativamente e scoprite che H alla K si può scrivere come lambda alla K, perché l'ho messo fuori, diciamo, non l'ho neanche fatto qua nel prodotto, perché è uno scalare elevato alla K e rimane sempre fuori dal prodotto matriciale. E poi ho il coseno di K teta per il seno K teta, poi meno seno K teta per il coseno K teta. E basta, non mi serve nient'altro, perché a questo punto, diciamo, questo qua è la parte a blocchi, per cui questa è la diagonale a prima elevata alla K, in cui ogni elemento sulla diagonale sarà lambda con i elevata alla K, e poi qui avete quest'altro termine. Va bene? Per cui è facile da ricavare. Posso facilmente generalizzare, ovviamente per un generico numero di autovalori complessi e distinti, autovettori associati a linearmente indipendenti. La posizione arbitraria, guardate, noi abbiamo fatto una dimostrazione in cui abbiamo messo, anche nel caso in cui sono tutti quanti gli autovettori linearmente indipendenti, abbiamo messo da V con 1 a V con N. Ma se io non dico nulla e i programmi di calcolo numerico non mi danno gli autovalori, gli autovettori con un ordine particolare, questo apparentemente lascia un'ambiguità. In realtà non c'è ambiguità, perché non cambia assolutamente nulla. Cioè, se io inverto per esempio due autovettori, l'unica cosa che cambia è che gli autovalori corrispondenti sono invertiti e basta. Poi concettualmente, anche dal punto di vista fisico, quando vado a descrivere il sistema non cambia assolutamente nulla. Ok, l'esempio è, diciamo, banale, nel senso che questa è una matrice dinamica, una matrice 3x3. Gli autovalori di questa matrice dinamica adesso non sono proprio evidenti, ok? Per cui, diciamo, ce li facciamo calcolare dal MATLAB, e il MATLAB mi dice che gli autovalori sono meno 1, meno 1 più J e meno 1 meno J. Questi sono gli autovalori. Chi sono gli autovettori? Beh, a questo punto, uno, l'autovettore, diciamo, reale, e poi ho due autovettori che sono complessi coniugati. Ok? Ricordo a questo punto che è importante conservare l'ordine degli autovettori e degli autovalori, perché questo autovalore qua è associato a questo autovettore.
Posso usare questo, posso usare l'altro, non cambia nulla nel momento in cui costruisco la matrice modale. L'importante è che uso la coppia, diciamo, autovalore-autovettore, altrimenti i risultati sono diversi. Allora, come costruisco la matrice modale? Allora, la matrice modale è abbastanza allora, lo so che non sto proiettando, un attimo solo che carico l'immagine corrispondente. Allora, come calcolo la matrice modale? Beh, semplicemente, questo è il primo autovettore e l'ho messo qua. La parte reale di un autovettore complesso la metto qua e poi la parte immaginaria la metto qua. Cos'è la cosa a cui devo fare attenzione? È che poi ho preso questo, il secondo nell'ordine in cui mi viene dato dal programma di calcolo numerico, devo prendere il secondo autovalore, che è quello corrispondente. Ok, a questo punto io so che A' è sicuramente data da questa espressione qui, perché diciamo la ottengo per costruzione, in cui ci metto meno 1 che è l'autovalore reale e poi ci metto alfa omega meno omega alfa. Ok, e basta, è finito, perché poi il passaggio successivo è puramente computazionale. In questo caso lo facciamo, diciamo, fatto fra virgolette benino perché è un esempio. E quindi quello che ottengo è che A' elevato alla K è questo, lo porto, ci metto bene gli zeri un attimo solo. Allora, A' elevato alla K è questo qua. Sto proiettando, no? In cui a questo punto questo qua è 0, 0, 0, 0, perché questo è 2 per 2 in questo esempio. Va bene? H elevato alla K chi è? Beh, questo è il modulo di lambda. Ed è radical 2 perché è la radice, diciamo, di 1 e 1 sono le coordinate, per cui è radical 2. E questo qua è 3 quarti pi greco. Che angolo è in gradi 3 quarti pi greco? Scusa? E che cos'è pi greco quarti all'altra parte? Quanto fa? Allora, se aprite il cellulare scoprite 45 più 90 fa 135. Va bene? Allora, questo è giusto per visualizzarlo. A questo punto io ho ottenuto A' elevato alla K, che è, diciamo, questa qua. Ora, che cosa mi serve a me? A elevato alla K, quindi non ho finito, devo moltiplicare per la matrice modale e qui per l'inverso della matrice modale. È chiaro che io adesso queste operazioni è inutile che le faccia perché non è che mi danno molto, però mi serve far vedere ancora una volta che i modi di evoluzione si accoppiano sempre fra di loro. Quindi, dal punto di vista puramente matematico, io ritrovo tutti i modi di evoluzione in tutti quanti gli elementi della matrice di un sezione stato e quindi, per esempio, tutti gli elementi dell'evoluzione libera. Poi, dal punto di vista dinamico, invece, la fisica può accoppiare o meno alcuni dei modi e questo lo capiremo meglio, diciamo, con concetti come controllabilità, osservabilità e altri tipi di decomposizione. Cioè, la presenza degli zeri nella matrice dinamica ha un significato molto forte dal punto di vista fisico, perché se c'è uno zero,
voi sapete, la matrice dinamica, io qui in riga ho la derivata di un elemento dello stato, in colonna ho l'elemento dello stato. Quindi se c'è 0 vuol dire che quella derivata non è influenzata dal valore di quello stato. Beh, quindi se ho tutti 0 vuol dire che quella non è influenzata da nessuno, per esempio. E vedremo alcune situazioni, ma magari può influenzare gli altri, quindi vedremo tutta una serie di situazioni in cui questo succede. Ok. Questo lo saltiamo, nel senso che è pura geometria ed è il concetto di molteplicità algebrica maggiore molteplicità geometrica, perché io lo lascio anche se non entro nel dettaglio nel corso e non faccio, diciamo, dimostrazioni. Sono concetti di geometria anche piuttosto avanzati, che per esempio non si studiavano neanche quando al vecchio ordinamento si facevano, diciamo, dei corsi un po' più consistenti, ma perché è questa la situazione che fa entrare in gioco dal punto di vista dinamica i modi del tipo polinomio del tempo per funzione trigonometrica, che altrimenti noi non li vedremmo. E in particolare il blocco di Jordan, in questo caso, diciamo, il blocco di Jordan, che è una generalizzazione del concetto diagonale, per cui io diagonalizzo in questa forma strana in cui ci stanno questi blocchi che hanno uno sulla sopra diagonale. Perché, diciamo, lo riporto? Beh, perché solamente elevando questa strana matrice alla K che io ottengo i modi in cui ho K, che è il tempo, per lambda elevato alla K meno 1, per esempio, che nel tempo continuo era T per elevato a lambda T. Okay? Quindi a me non interessa che noi che voi entriate nel dettaglio, è un concetto che si basa su concetti di geometria un po' più avanzati che non avete studiato, neanche io studiai a suo tempo con il vecchio ordinamento, però, diciamo, lo voglio lasciare lo stesso per lasciare traccia del fatto che da qualche parte deve uscire fuori che io posso avere anche modi che poi effettivamente posso trovare K per lambda elevato alla K. Vabbè, questi sono i coefficienti binomiali e queste sono cose che abbiamo già visto. Il polinomio minimo l'abbiamo saltato e lo saltiamo anche adesso. E poi io, diciamo, ho fatto la stessa identica cosa che ho fatto nel tempo continuo con l'interpretazione degli autovettori e il disegno nello spazio delle fasi. Per cui, ancora una volta, diciamo, ora ve lo faccio vedere, però un po' più velocemente, perché è veramente la stessa cosa. Allora, dalle definizioni io so che posso dire che A elevato alla K per lato vettore uguale a lambda elevato alla K per lato vettore. Questo risultato lo abbiamo già trovato nel tempo continuo, perché era un passaggio per arrivare a diciamo, quello che ci serviva. Okay? Quindi io so che la definizione è a V uguale a lambda V, però vale anche per questo, si può fare semplicemente, diciamo, provandolo. Ok, allora io so che questa è l'evoluzione libera, un'evoluzione libera qualsiasi. Se io considero quindi uno stato iniziale parallelo ad un autovettore, in questo caso lo faccio uguale giusto per avere un coefficiente in meno, quindi prendo proprio x con 0 uguale l'autovettore, e allora l'evoluzione libera, l'ho appena dimostrato, rimane confinata in quella direzione e viene descritta dalla funzione temporale lambda elevato alla k. Va bene? Quindi in qualche modo gli autovettori sono delle direzioni fra virgolette privilegiate, cioè eccitano solamente l'autovalore corrispondente. Ma allora, se io faccio l'ipotesi di trovarmi in una situazione in cui gli autovettori sono realmente indipendenti, io so che qualsiasi punto dello spazio di stato può essere scritto come una combinazione lineare di una base, perché sono autovettori linearmente indipendenti, e quindi io posso decomporre x con 0 come la sommatoria per i che va da 1 a n di alfa con y con n. Ma allora l'evoluzione libera è uguale, questa è la definizione, elevata alla k per x con 0 semplicemente dal modello esplicito, x con 0 lo riscrivo come la sua sviluppo
decomposizione sulla base, quindi come combinazione lineare della base, quindi alla K, questa sommatoria. Ma a questo punto io che cosa posso fare? Posso moltiplicare ogni elemento della sommatoria per A elevato alla K, per cui dal punto di vista, diciamo, della notazione posso dire porto dentro alla sommatoria A elevato alla K. Alfa con I è uno scalare, quindi posso invertirlo con la matrice, e quindi ho la sommatoria alfa con I A elevato alla K a V con I. Ho fatto tutto questo per arrivare a A elevato alla K a V con I, che è uguale a lambda con I alla K per V con I. Quindi in qualche modo io riottengo sempre la stessa combinazione lineare con gli stessi coefficienti alfa con I. Va bene? Quindi questa è la cosa, diciamo, un'interpretazione interessante geometrica. Andiamoci a fare un disegnino nello spazio delle fasi di che cosa? Beh, dell'evoluzione libera, per esempio, di questo sistema. Matrice dinamica, questo è tempo discreto. Triangolare superiore, quindi gli autovalori sono 0,5 e 0,6. Ok? Gli autovettori me li calcolo e sono questi due gli autovettori e sono disegnati qui. L'evoluzione libera è data da questa traiettoria. Guardate, sono dei puntini, non ho usato l'opzione per il plot che fa il raccordo. Quando io disegno il plot di simulazione di tempo continuo sono sempre dei punti, ok? Abbiamo fatto la simulazione, noi salviamo un certo numero di punti, però il comando che noi usiamo unisce i punti successivi. Se ne ho tanti, la sensazione visiva è quella di una curva continua, va bene? Ed è quello che vogliamo. Invece adesso vogliamo proprio evitarlo, perché questo è tempo discreto. Il tempo discreto fra un campione e l'altro non esiste, cioè non è definito, per cui io voglio metterlo in evidenza usando questo tipo, diciamo, di opzione per il plot. Va bene? Una cosa diversa è il sistema dati campionati, e però, diciamo, in questo corso noi li consideriamo tempo discreto e tempo continuo, e poi magari facciamo solo ricordiamo qualche considerazione quando facciamo le simulazioni o altro. Ora qui è quello che succede quando io ho un autovalore, in questo caso uguale a 1, nel tempo continuo sarebbe stato uguale a 0, perché il modo associato corrispondente è 1 elevato alla k. 1 elevato alla k rimane sempre 1, quindi il modo associato a 0,5 si estingue e va a 0, perché 0,5 elevato alla 1, 0,5 alla 2, 0,5 alla 3 e così via. Invece l'altro rimane sempre presente e è il secondo, quindi è quello associato all'autovettore 2, e quindi alla fine il mio punto va qua. Va bene? Le mie condizioni iniziali, la condizione iniziale è rosso, a regime, per K che va all'infinito, io arrivo a questo valore. Complesso coniugato, ho la solita spirale, va bene? Ok, e qua c'è la stessa pagina con l'interpretazione, diciamo, grafica interattiva. Ok, allora adesso, se avete domande anche da remoto? Ok, allora io adesso facciamo una piccola pausa, anche se, diciamo, è prima del solito, perché così interrompo l'argomento rispetto al prossimo.